Salve a tutti amici, i giorni del draft 2021 sono trascorsi e le squadre della NFL hanno compiuto le loro scelte. Presto gli occhi di tutti saranno sul campo e inizieremo a vedere concretamente se le varie strategie si riveleranno vincenti o meno. Nel frattempo proverò a stilare una classifica delle 10 squadre che a mio avviso si sono mosse complessivamente meglio tra il mercato dei free agent e il draft e che quindi possono dire di essere migliorate maggiormente rispetto alla passata stagione. Via con la top 10. I 49ers hanno mantenuto la qualità del loro roster durante il mercato dei free agent, in particolare riuscendo a riconfermare Trent Williams, corteggiatissimo dai Chiefs, e hanno aggiunto profondità alla panchina per rimediare ad eventuali infortuni che si spera non siano gravi e frequenti come quelli della passata stagione. L'arrivo di Alex Mack come centro si rivelerà certamente prezioso anche perché ritroverà Kyle Shanahan con cui ha lavorato ai tempi dei Falcons. Al draft, dopo settimane di speculazioni, San Francisco ha trovato il suo quarterback del futuro con il dinamico Trey Lance, proveniente dal North Dakota State. E ora la propensione agli infortuni di Jimmy Garoppolo non fa più paura. Successivamente hanno scelto Aaron Banks e Jalen Moore, entrambi ottimi uomini della linea offensiva, Trey Sermon, running back che non possiede una velocità d'elite ma sa rompere i contrasti mantenendo un grande equilibrio, ed Elijah Mitchell, altro running back che aiuterà a dare profondità a un reparto che l'anno scorso ha attraversato troppe vicissitudini. I Jaguars avevano un ampio margine nel salary cap e sono stati molto attivi sul mercato dei free agent. Hanno rinforzato l'attacco con due wide receiver, Marvin Jones e Jamal Agnew, e con il running back Carlos Hyde. La mossa migliore è stata però sul fronte difesa con la firma di Shaquille Griffin, che era uno dei migliori cornerback disponibili, e con l'arrivo del veterano Jihad Ward. Nelle scelte del draft spicca il nome del quarterback Trevor Lawrence, prima scelta assoluta e da tutti giudicato il miglior talento uscito quest'anno dal college. Con la 25esima scelta, invece, i Jaguar hanno preso il running back Travis Etienne. Forse avevano maggior bisogno in altri ruoli, ma affiancare subito a Lawrence un suo compagno di squadra al college potrebbe essere un valore aggiunto da non sottovalutare. Tyson Campbell rafforza il gruppo dei cornerback con il suo atletismo, Walker Little, se sta bene fisicamente, è un ottimo offensive tackle e Andre Sisco è una safety che a volte prende qualche rischio ma spesso si rivela decisivo nell'interrompere le giocate profonde. Il mercato free agent dei Bills è degno di nota forse più per i giocatori che sono riusciti a riconfermare che per i nuovi arrivi. In particolar modo va sottolineato il prolungamento del contratto del linebacker Matt Milano e del right tackle Daryl Williams, insieme alla riconferma degli uomini di linea John Feliciano e Mitch Morse. Al già notevole pacchetto ricevitori si è aggiunto Emmanuel Sanders e come backup di lusso per il quarterback Josh Allen è arrivato Mitchell Trubisky, che ha lasciato i Chicago Bears dopo 4 stagioni. Ai primi due giri del draft i Bills si sono invece concentrati sulla linea difensiva, scegliendo due pass rusher dal fisico possente come Gregory Rousseau e Carlos Basham Jr. Ottima strategia per svecchiare un reparto non più giovanissimo. Sulla linea offensiva, Spencer Brown e Tommy Doyle sono due tackle che hanno lunghezza, atletismo e il potenziale per diventare presto titolari. Dopo un anno di rotazioni mediocri nel ruolo di quarterback, Washington in free agency ha ingaggiato il veterano Ryan Fitzpatrick, che approda alla sua 7ª squadra in 13 anni di carriera. I migliori colpi di mercato sono stati comunque William Jackson, uno dei migliori cornerback sulla piazza, e Curtis Samuel, wide receiver preziosissimo. Al draft il primo pensiero è stato quello di rafforzare la già ottima difesa, la seconda della Lega sui passaggi e la decima sulle corse,
scegliendo al primo turno il linebacker Jamin Davis, al terzo turno il quarterback Benjamin St. Just e al quinto turno la safety Derrick Forrest. L'attacco è stato invece rafforzato con l'offensive tackle Samuel Cosmi, il wide receiver Diami Brown e il tight end John Bates. I Dolphins si sono mossi in maniera chirurgica sul mercato con alcuni ingaggi chiave che potrebbero far fare a questa squadra un notevole salto di qualità. Partito Ryan Fitzpatrick e promosso Tagovailoa a quarterback titolare, Jacoby Brissett è stato ingaggiato come valida riserva per l'hawaiano. L'arrivo di Will Fuller rinforza invece notevolmente il reparto ricevitori, così come per la difesa può fare Justin Coleman. Come sesta scelta al draft, Miami ha preso Jalen Waddle, wide receiver che si riunisce con un anno di ritardo al suo quarterback del college. Avendo a disposizione anche la 18ª scelta, sempre al primo giro, i Dolphins si aggiudicano Jalen Phillips, uno degli edge rusher più produttivi della sua classe. Con due scelte anche al secondo giro si aggiungono altri due validi talenti come la safety Javon Holland e l'offensive tackle Liam Eikenberg. Hunter Long, Larnell Coleman e Jared Doax vanno infine a dare profondità ai relativi reparti. Bill Belichick ha speso un sacco di soldi per migliorare un reparto offensivo che ha trascurato per due anni. Nel New England sono arrivati così i tight end Hunter Henry e Jonnu Smith e i wide receiver Nelson Agholor e Kendrick Bourne. In difesa l'edge rusher Matthew Judon è uno dei tanti acquisti che dovrebbero aiutare. Ormai i Patriots hanno superato lo shock del primo anno senza Tom Brady e l'hanno fatto con il più classico dei chiodo scaccia chiodo, prendendo come prima scelta il quarterback che del pacchetto disponibile più gli somigliava come caratteristiche di gioco, ossia Mac Jones. Al secondo e terzo giro invece hanno pensato alla difesa, prendendo uno dei migliori defensive tackle del draft, Christian Barmore, e l'edge rusher Ronnie Perkins. Dei giocatori scelti nei turni successivi segnalerei Cameron McGrone, linebacker di appena 20 anni dal grande potenziale. I New York Giants hanno messo in piedi un mercato ambizioso per cercare di fare un salto di qualità nella stagione 2021. Vanno in questo senso gli ingaggi del wide receiver Kenny Golladay e del tight end Kyle Rudolph, così come la riconferma di Nate Solder. La difesa è migliorata con l'arrivo del cornerback Adore Jackson e con l'importante riconferma di Leonard Williams. Il draft dei Giants è una gigantesca scommessa, ma l'impressione è che ci siano tutte le carte in regola per vincerla. Kadarius Toney sta ancora imparando a giocare da ricevitore, ma quando avrà accumulato esperienza anche in NFL potrebbe rivelarsi uno dei migliori in questo ruolo. Aziz Ojulari è arrivato al secondo giro di scelte solo per le preoccupazioni sullo stato delle sue ginocchia e delle sue caviglie, ma se sta bene è un difensore straordinario. Un altro giocatore di grande talento è Aaron Robinson, scelto al terzo turno per rafforzare il reparto cornerback. I Chargers hanno affrontato un notevole sforzo economico per ingaggiare Corey Linsley e Matt Filer, ma era necessario proteggere il loro talentuoso quarterback Justin Herbert e ora la linea offensiva è decisamente più sicura. Dall'altra parte si è risparmiato qualcosa con l'arrivo del tight end Jared Cook, che sebbene abbia meno talento di Hunter Henry trasferitosi ai Patriots, non comporta un enorme declassamento del reparto. Al primo giro del draft i Chargers hanno ulteriormente rafforzato la linea offensiva con Rashawn Slater, senza dubbio uno dei migliori tackle del pacchetto, mentre al secondo giro si sono aggiudicati Asante Samuel Jr., il cui istinto e velocità lo rendono perfetto per la difesa di Brandon Staley.
ottimi investimenti anche al terzo giro con la scelta del wide receiver Josh Palmer e del tight end Trey McKitty. Il general manager Joe Douglas ha adottato un approccio aggressivo quest'anno in free agency. Ha speso 15 milioni per il defensive end Carl Lawson e 13,5 milioni per il wide receiver Corey Davis. Il defensive tackle Sheldon Rankins, la safety LaMarcus Joyner e il ricevitore Keelan Cole sono altri acquisti di buon valore che dovrebbero dare profondità al roster. Anche al draft i Jets sono stati protagonisti, avendo a disposizione la seconda scelta assoluta con cui si sono aggiudicati il quarterback Zach Wilson e la 14ª scelta con cui hanno firmato Alijah Vera Tucker, una guardia di enorme talento che può allinearsi accanto a Mackie Becton e solidificare il lato sinistro della linea. Ottimo anche al secondo giro l'arrivo di Elijah Moore, ricevitore con mani sicure e atletismo di alto livello. Nei round successivi i Jets hanno rimpolpato le file della difesa con altri 6 nomi di buonissima prospettiva. Il maggior salto di qualità in questi mesi primaverili è stato infine registrato dai Cleveland Browns, grazie soprattutto allo straordinario lavoro fatto sulla difesa. La secondaria è molto migliorata con l'arrivo della safety John Johnson e del cornerback Troy Hill. Anthony Walker è un buon linebacker, mentre il defensive end Tuck McKinley potrebbe migliorare il pass rush. Malik Jackson aiuterà infine sicuramente nei contrasti difensivi. Al draft hanno proseguito in questa direzione scegliendo Greg Newsom al primo turno e Jeremiah Owusu-Koramoah al secondo, entrambi tra i migliori uomini di copertura a disposizione. Il ricevitore Anthony Schwartz, scelto al terzo giro, è un corridore velocissimo che potrà trovare spazio nell'attacco dei Browns, e James Hudson, un offensive tackle a cui serve solo un po' di esperienza per diventare un titolare a lungo termine.